Adesso persino le alte cariche dello Stato, le altissime cariche dello Stato, sono contro. Tutti sono contro i manganelli. Tutti sono contro l'uso del manganello, non si capisce bene che cazzo dovrebbe fare. Che cazzo dovrebbe fare la polizia di fronte a scalmanati che vogliono rompere i cordoni, di fronte a signori che insultano, di fronte a signori che vogliono semplicemente fare i cazzi loro, dove la polizia, cioè l'ordine pubblico, coloro che difendono tutti noi, hanno deciso che non si può passare. Ma comunque lasciamo perdere cosa si può fare e cosa non si può fare, perché a questo punto la polizia è in pericolo. Dopo quello che è successo, è la polizia ad essere in pericolo, non i ragazzi, la polizia ad essere in pericolo. Ma lasciamo da parte questo. Il problema è vero che tutti sono contro i manganelli, mentre andavano bene i manganelli o gli idranti a Trieste. Andavano bene contro i Novax, andavano bene quando c'era la Lamorgese, ministro degli interni, ricordate, sembrano passati 100 anni. Andavano bene quando c'era Minniti e altri ministri della sinistra, ma con piante dosi il ministro della Meloni, improvvisamente, i manganelli non vanno più bene. Ti dovresti indignare anche tu, ti dovresti indignare. Da Roma, dove sono, David Parenzo, buonasera. Sono le 18.39 anche per coloro i quali domani ascolteranno questo podcast. È stata come completamente elusa la notizia principale del giorno. La notizia principale del giorno. Ma ragazzi, ma in Sardegna è in atto una rivoluzione ma non politica, non si sa chi ha vinto. Culturale. Ma metti bella ciao direttamente, cioè, ragazzi, allora. La Sardegna, ma ragazzi, ma dico, stiamo facendo un silenzio omertoso, ma chi è questo libero? Ma che cos'è che dalla silenzio? Vostra? Ma c'è un risultato ufficiale? Ma che cos'è? Allora, esiste un risultato ufficiale? Amici all'ascolto, in Sardegna, in Sardegna è avvenuto, nonostante il silenzio dei media, nonostante quale silenzio dei media? Una cappa. Ragazzi, la signora Todd, il campo largo, Partito Democratico e 5 Stelle. Ma spiego, la gente non sa un cazzo di queste cose. La gente sa, ma nel tuo non sa, perché tu ti occupi di transessuali, di puttane, di russof, di persone vicine a Putin. In realtà in Sardegna è avvenuta una rivoluzione. Che è successo? La democrazia. Il candidato del centrodestra, che era il sindaco di Cagliari, voluto se ne frega, della Meloni. È la democrazia. Ma ragazzi, è una notizia pazzesca. Ah, non ho capito, per cui ha vinto la democrazia, non la resistenza contro il regime. Ma stiamo attenti. E allora... poi chiudiamo la Sardegna e andiamo via. Io vado a Cagliari voglio sentire il clima, perché i giornalisti devono stare dove accadono le ma cose. Ma se domani stai in studio io a Roma, andare ma adesso, che cazzo ma adesso l'aereo, voglio andare a Cagliari. Ma fare che? Adesso voglio ma andare. Ma domani mattina come fai a tornare? Torno domattina alle 8 prendo l'aereo, ma adesso parto, vi saluto alle 7:30 un aereo, vado a Cagliari. Ma fai che? Ti fai la tua bella trasmissioncina da solo, dove continui a titillare il generalino Vannacci, parli dei tuoi manganelli e ignori la notizia principale. A Cagliari, l'ex sindaco di Cagliari del centrodestra, voluto da Giorgio Meloni, ha perso. E allora... prima c'era Solinas, voluto da Salvini. Ma che te ne stai venendo quindi nelle mutande? Che stai facendo? È una notizia che tu hai nelle nascosto. Ma che è nascosto? Secondo, hai parlato dell'uso del manganello, no? Sì. Fratello caro, l'abuso del manganello. Nessuno hai mette in discussione tu. L'uso. L'ha deciso lui. Bensì l'abuso. Terza lui. Notizia. Sì. Fai molto bene a dire Vannacci avanti tu. Tu non hai idea del bene che io voglio al generale. Ma non dire che è accusato Vecchioni, di peculato. Vecchioni che si commuove per le manifestazioni e per gli era studenti picchiati. Era dall'amico Gramellini sulla Vecchio, 7. Posso dirtelo. Era da Gramellini ma uno si commuove, sette. Ma uno si commuove era per da Gramellini va bene. Tu fai le trasmissioni prendendo le trasmissioni degli altri. Da 20 anni però. Allora, Vecchioni. Era ma, da Gramellini ma uno sulla piange sette. Per altre cose, per un familiare, per una sventura. Ma che cazzo vuol dire? Ma chi se ne fotte? Sulla ma che vuol dire che commuoversi per gli studenti picchiati? Ma mi vuoi spiegare questa cosa? Era da che Gramellini. C'è dietro? Che c'è in testa? Era da Gramellini vabbè, sulla vabbè. Era da Gramellini sulla sera. Era sulla sera. Era sulla sera. Era sulla sera. Oggi ma ha colpito il professore che è uscito dall'aria. No, non sono cose da vedere queste. Non so, no, si devono vedere, ma non sono cose che possono succedere. Bravo. Non devono succedere. Non devono succedere. Si è commosso davvero perché non per devono noi, succedere. Perché in uno stato di diritto. Non devono succedere. Ma perché diritto, io mi commuovo? Succedere. Io mi commuovo per quei poliziotti che prendono 1.300 euro al mese, 1.400 euro al mese, i veri proletari.
che sono insultati, massacrati, vilipesi, infami, figli di puttana, sbirri di merda da quattro stronzi, probabilmente di famiglie ricche, che passano il loro tempo a dire genocidio, genocidio in Palestina, Israele merda, eccetera eccetera. Questo è, io mi commuovo per quei poliziotti che stanno per strada a 1300-1400 piuttosto per quei ragazzi, certo, che poi chiamano i genitori, vai a fare il rivoluzionario in piazza, poi i genitori vogliono fare causa allo stadio, intervengono i genitori. Ma l'immortacci vostra. Mi scrive, no, no, fermo tutto, mi scrive il dottor Mario Giordano, proprio che in questo vuole, momento. Dottor Giordano, mi scrive Mario Giordano, ascolto la zanzara sul taxi, dico quanto si scalda Parenzo e il tassista mi risponde, io l'altro giorno alla stazione l'ho lasciato giù, non lo carico, non ho altro da aggiungere, dice Mario Giordano. Beh, ottimo, vergogna, è successo, vergogna, è successo, vergogna. Non l'hai riferita, no, a sta cosa? Non mi è mai successo. Ma no, il tassista, allora questa qual è una, il tassista? No, questa è una fake news, infatti no. Ho chiesto, caro Mario, ti abbraccio fortissimo. Dimmi la sigla di questo tassista, perché nessun tassista mi ha mai lasciato a terra, caro Mario Giordano. No. Ti abbraccio. La cosa sarà verissima. Fermi tutti. Sbirro di merda, infame coglione. Mi sento già stasera, Corciani. Sento già che sarà mai due manganellate. Stasera a casa non le prendono. Ti prendi la responsabilità di andare in giro a rompere i coglioni. Due manganellate, cosa vuoi che siano? Sento già l'eco, l'eco, le minchiate che dirai. Gente disarmata, ragazzini ricoverati in pediatria, questo ti dà anche l'idea dell'età che avevano, ricoverati in pediatria. Sì. Comunque la giornata è triste. Sì, musica perché... triste per favore. No, musica, ma davvero. Musica funebre quasi. È morto all'età di 87 anni Lord Jacob Rothschild, finanziere, imprenditore. Mi sono disperato del fatto di non essere un suo porro e le manifestazioni. Beh, amico mio. Porro. Beh. Vai, vai, vai. Io sono per l'idea che tutti possono manifestare anche con il culo di fuori. Non me ne fotte nulla. Sono anche dell'idea, come Pannella, che ti puoi fare un cannone davanti al Parlamento. Fai il cannone davanti al Parlamento, prendono e ti arrestano. Io sono un antiproibizionista. Non ti puoi fare il cannone davanti al Parlamento. Però ne paghi le conseguenze. Cosa c'entra? Allora, questi poverini che stavano lì e che sono stati... E poi mi chiedo, porca di quella mignotta, ammettiamo pure che questi 15 che sono sotto indagine della polizia, che sono stati a Pisa, presi a parolacce e insultati, che c'entra? Ammettiamo pure che abbiano esagerato nella loro reazione. Mi ma chiedo, no, ma guarda le immagini. 1200 manifestazioni. Ma che cazzo vuol dire che questo governo vuole la repressione? Quindi c'è il diritto? Ho capito, ho capito. Quindi secondo Porro c'è un diritto a picchiare se, soltanto in una, se accade soltanto in una manifestazione. Dici? Non è quello il problema. Dire? Dai, ragazzi, su. Se non si rispetta senti la questo, legge, senti questo. Dovremmo essere i primi a chiedere le indagini. Infatti il questore, il capo della polizia, che è persona seria, ha subito avviato senti un'indagine. Questo, senti questo, senti questo. Porro più realista del capo della polizia. Ma sì, certo, assolutamente. Sala. Ottobre del 21, non riesco a capire perché non carichino i manifestanti no Green Pass. Cioè, ma ragazzi, ma porca di quella mignotta, abbiamo vissuto nel periodo del Green Pass in cui ci hanno tolto tutte le libertà civili. Dove cazzo era Zagrebeschi? Dov'era Bianconi? Dov'erano tutti questi grandi tolto liberali a favore delle manifestazioni? Dove cazzo erano quando gli studenti venivano menati ma da Renzi, venivano menati da Draghi? Ha ragione, ragazzi, l'ho detto all'inizio della trasmissione, non avevo manco ascoltato queste robe qui. Dove cazzo eravate quando venivano caricati i no Green Pass, come dicevi tu? Come, perché pensavate alla salute pubblica all'epoca e dunque non si poteva sfilare in nome della salute pubblica, erano pericolosi e dunque si potevano manganellare tranquillamente, disperdere con gli idranti. Ma questi erano con dei ma, ragazzini. Ma chi l'ha detto che erano ragazzini? Ma i poliziotti che hanno la carta d'identità? E poi ragazzini, che vuol dire? Ragazzini spesso, armati, i ragazzini spesso sono più criminali degli adulti. Ma no, ma quali nude erano? Anche il sindaco di Pisa, del centrodestra, del centrodestra ha condannato Porro, gli episodi. Ancora Porro. Ma ragazzi, ma ci sono 15 agenti sotto indagine, ma neanche il capo della polizia dice le fregnacce, no, che ma dite ma voi. Ma il capo della cazzate. Polizia è una persona serissima.
capo di quello che dice il capo della polizia, non me ne può fregare di meno. Voglio dire una cosa al capo della polizia e anche al ministro Piantedosi, che sono due persone molto serie. Loro, siccome hanno a cuore lo Stato, non difendono le mele marce. E chi ha sbagliato? Voi che non avete. Vedremo. A voi dello Stato non interessa. Voi della reputabilità e rispettabilità dello Stato non interessa. Noi dovremmo dire ai poliziotti, a questi ragazzi che stanno in strada e si beccano pure le indagini, sapete che dovete fare? Sbattetevene i coglioni! Giusto, i poliziotti, altro che manganelli, gli dicono: stronzo, voglio passare, passate! Passate! Bravissimo. Volete andare a scrivere sulla sinagoga ebrei di merda? Non volete è così! Scrivetelo! Non stavano andando lì! In galera. Ma non stavano andando lì, fake news. No, non è una fake news per niente. Ma sei, era ma che un sei altro diventato percorso. Il questore? No, ma che l'ho sei visto. Diventato il questore? Non stavano ma che andando sei irresponsabile. Lì. Non stavano andando lì. Allora. Fake news, altro che zuppa! Altro che zuppa! Allora, momento puttanate. Di Cesare, la professoressa dice, nessuno la conosce, lo dico semplicemente come voce. Una filosofa, professoressa all'università, docente. Le immagini ricordano la dittatura sudamericana. Ragazzi, ma chi la gente pensa? Ha fatto un po' di impressione. Ma quale dittatura sudamericana? Ma avete rotto il cazzo? Falle vedere. Ma questa è la falle radio, vedere e commentiamole. Quando il poliziotto, in questo caso, aggredisce uno studente o una studentessa inerme, ecco, queste immagini sono davvero ripugnanti, non si possono vedere, non sono immagini degne di una democrazia occidentale come l'Italia. Sembra, sembrano immagini, non so, di una dittatura sudamericana. Ma quando caricavano i poliziotti hanno sempre caricato, quando il ministro era Lamorgese, quando il ministro degli interni era Minniti o altri, chi cazzo parlava di Sud America? Anche lì inchieste. Poi c'è una tal Cuzzo Crea, giornalista, vice direttrice della stampa, e chi se ne fotte, vice direttrice della stampa, no, ma chi se ne frega, può essere pure preparatissima. Senti, vice direttrice della stampa. Lo dico molto semplicemente, ci sono due livelli. Il primo è che usare il manganello contro il dissenso è fascismo. Il manganello si può usare la forza, le forze dell'ordine la possono usare quando c'è un pericolo. Non c'era nessun pericolo in quella piazza. Quei ragazzi erano disarmati, lei, non avevano una pietra, non avevano una spranga, avevano solo i loro zaini ed erano avvolti. Decidete voi quando è necessario o no. Ma diretta, non ma perché non facciamo decidere i giornalisti quando è il caso di utilizzare il manganello o no? Ma siete diventati tutti esperti di ordine? Perché non lo decide nessuno? Indagate. Non lo decide la Cuzzo Crea, non lo decide Parenzo, non lo decide. Ma che vuol dire? 15 persone indagate. Dario da Roma, non vuol dire un cazzo, non dire stronzate, dai, forza. Ti fanno incazzare queste cose. Dario da Roma, forza, Dario, dimmi. Sono in linea con il registro ufficiale delle forze armate? Ma quale rivista ufficiale delle forze armate? Ma no, siccome Cruciani negli ultimi giorni dai solo spazio alle forze armate. No, quale forze armate? Qui non si dà spazio alle forze armate, qui si dà spazio tu, un'altra roba. Io sono dalla parte della polizia, chiaro che sono dalla parte della polizia o no? Dovresti essere come? Ma che c'entra il potere? Ma che io sono dalla parte della polizia, contro un liberista, un anarchico liberale, e invece dai spazio alle forze dell'ordine, e non solo, e ti offendi pure. Veramente lo spazio anche ai coglioni come te. No, ma tu puoi chiamarli come vuoi. No, non mi offendo. Io non mi offendo se li chiamiamo sbirri. Hai detto che sbirri è sempre una parola offensiva. Io non mi offendo se li chiamo sbirri. Io non mi offendo se li chiamo sbirri. Io non mi offendo per niente se li chiamo sbirri. Allora, io voglio capire una cosa in un minuto, signor Telese. Secondo te, i poliziotti hanno fatto una figura di merda alla polizia? Dimmi che c'è, dimmi una parola in 30 secondi sui poliziotti. Questo parla di altro e non una parla di Sardegna. Figura di capito? Merda che Mattarella non parlava, un capo dello Stato non parlava da 30 anni di ordine pubblico. Ha scritto nel comunicato: ho cazziato. E allora che ha per forza ragione il ministro, e lui mi ha detto che avevo ragione. E che ha per forza ragione Mattarella quando parla di ragione. Merda colossale, ma il sindaco della Lega di Pisa che va a protestare. Certo. Ah.
Ma che ti deve cadere per un non si possono sulla usare testa, manganelli? Perché capisci? I poliziotti non possono usare manganelli quando qualcuno cerca di sfondare un cordone. Sei diventato esperto di ordine pubblico, questore di Pisa. Sono un esperto di ordine pubblico. Ma quale esperto di ordine pubblico? Mentre tu ti tagli le unghie, ho 20 anni di manifestazioni seguite da cronista. Ma se i feriti sono andati all'ospedale pediatrico, pediatrico, e lei che c'entra? Allora, e che face? Che i poliziotti hanno la carta d'identità. Per fortuna mia figlia non va di fronte ai poliziotti a dire sbirri di merda, o non va davanti ai poliziotti a dire Hamas, Hamas e genocidio in Palestina. Non ci va mia figlia, non ti preoccupare. Per fortuna. No, tu perché tu per la Sardegna te ne stai venendo nelle mutande. Questo è il punto. Ecco, sta godendo la cosa, poi dobbiamo chiudere. Che dobbiamo fare? Che chiudere? Perché stiamo raccontando la verità sulla Sardegna. Dati sono rallentati, ma qui alla Zanzara l'esclusiva è fatta. Fermi tutti. Parenzo, mi devi spiegare una cosa. Quindi, manifestazione non autorizzata, gliel'hanno fatta fare, hanno provato ad andare in una zona in cui non potevano andare, tra l'altro andando in una sinagoga che tu dovresti conoscere bene, dovresti in tutti i modi difendere, quindi provano a forzare il blocco, lanciano dei sassi, provocano, le prendono ed è colpa dei poliziotti. Dai Parenzo, ti devi un po' svegliare però. Ma non rompessere il cazzo questi da manifestazione, ci hanno picchiato, quell'altro in televisione che si è messa a piagne, i genitori, i nostri bambini, ma che succedeva solo a me che quando tornavo a casa chi lividi, mia madre mi dava resto, ma come cazzo è possibile che se sono tutti rincoglioniti? Eppure questo è vero, dai, ma che è sta cosa che i genitori di questi ragazzi vanno a vogliono fare causa allo Stato per le botte? Stai lì, affronti la polizia, ti prendi le due responsabilità. A mani nude. Fermi tutti! Todde 45-5, centro-sinistra in vantaggio, Truzzu centro-destra. È del 68 che ci sfondate il cazzo con le manifestazioni della massa di balordi, la sinistra, i balordi porta in piazza, lo fanno apposta, è del 68 che sfondate il cazzo in piazza, ogni volta che c'è un governo di destra, luridi! Adesso metteranno sotto processo 4 poveri poliziotti che hanno fatto il proprio dovere, perché se quei balordi non avrebbero caricato la polizia non avrebbe reagito. Ottusi! Io l'ordine pubblico lo manderei a dirigere a tutti quei signori che criticano la polizia. Allora, Roberto da Brescia, io oggi sento un rimbombo, mamma mia ragazzi, Roberto da Brescia. È il rimbombo della tua coscienza. Roberto da Brescia, dimmi Roberto. Roberto, ragazzi, però, dai, forza. Signor Crociani, vorrei ringraziarlo molto per tutto lo sforzo che fa a difendere la polizia diretta, soprattutto la sinagoga, ricordando a questi signori che ho già visto questa roba qui, ma era mica certamente non era diretta la sinagoga, però ma chi l'ha detto? Glielo dico, ma non era così. Io sono contrario alle. Io non fermerei mai una manifestazione, anche che incita quei criminali figli di puttana di Hamas. Non vieterei mai nessuna manifestazione, nessuna. Io non vieto niente, perché questa non è tra Orban. Tra gli obiettivi sensibili c'era la sinagoga, ma il corteo andando là. Vabbè, ma comunque, il corteo tra non gli obiettivi sensibili là. C'era la sinagoga. Non c'è dubbio, figurati. Roberto, dimmi. Allora. La seconda questione, comunque ringrazio tantissimo quello che stai facendo. Ma non deve ringraziare nessuno, vada al punto Roberto. Allora, perché anche il capo della polizia ha chiesto indagini. Il capo della polizia. Déjà vu questo. Il capo della polizia. Perché negli anni 60 il capo della polizia voleva disarmare la polizia. E siamo di nuovo a quello. No, non voleva disarmare nessuna polizia, nessuno vuole disarmare la polizia. Una proposta di legge del Partito Comunista
Guarda, io ho 85 anni. Ma sì, è una vecchia cosa, quella di non avere fiducia nella polizia. Nessuno che può, ovviamente, ma questo dico una cosa scontata, fare degli eccessi, fare delle cose che non vanno, ma è la polizia, punto e basta. E dunque la polizia deve essere difesa, non in questi giorni è stata attaccata per l'uso dei manganelli perché ha dato 4-5 manganellate, perché di quello si tratta. Dai, 4-5 manganellate che possono fare male, per carità, ma sono sempre 4-5 manganellate, per carità di Dio. Se tu vai lì davanti, vuoi rompere il cordone della polizia, sputi ai poliziotti, insulti i poliziotti, li provochi continuamente. Il poliziotto deve saper gestire quelle fasi critiche. Il rischio è di prenderti la manganellata in testa. C'è un rischio chiaro, evidente. Sì, ma non erano armati. Ciao Roberto, ciao. Tra poco vi presento un personaggio che ha dell'incredibile. Che ha dell'incredibile perché ha delle teorie che sono incredibili. Delle teorie che sono incredibili. Non so da dove l'abbia prese, però Matteo da Pisa, peraltro. Matteo da Pisa, vai. Quella della sinagoga è una cavolata. Io parlo e sono assolutamente contrario e non simpatizzo per gli studenti, ma devo fare una domanda a Parenzo. Parenzo, al semaforo rosso ti fermi? Certo, è una domanda storica. Bravissimo. Allora, se vedi un cordone della polizia, quello è un semaforo rossissimo. È un semaforo rossissimo. Quello attraversa la nostra democrazia. Io ti ascolto molto, Parenzo. Te parli sempre di democrazia matura. La democrazia matura permette anche di andare contro e di sbagliare. Certo. Vuoi attraversarlo quel semaforo? Benissimo, prendi fai danni a te stesso, vai nell'amministrativo la metafora e è sbagliata penale, perché la metafora bravissimo, è profondamente sbagliata, bravissimo. Perché spesso i cortei si concordano, l'esempio sai perché ottima, è sbagliato ottima. L'esempio è sbagliato perché spesso nei cortei c'è anche una trattativa tra chi promuove il corteo e la polizia. Esempio ne sia l'assalto alla CGIL da parte di quei criminali di Castellino e Forza Nuova, Matteo, che hanno deviato dal percorso e nessuno li ha manganellati. Scusami Matteo, l'altra volta, tra l'altro siamo a un paradosso anche qui, perché l'altra volta, gente come Fratoianni, amici tuoi, eccetera, invocavano l'intervento anche se qualcuno avesse manganellato Castellino, Fiore, erano dei criminali, lascia perdere. Quelli erano ragazzi delle medie, del liceo. Ma non c'entra niente, quando non sei lì sul momento. Armati. Scusami Davide, se qualcuno avesse manganellato il corteo di Forza Nuova in quel famoso assalto alla CGIL, tu avresti detto bravissimi, alla grande, eccetera, eccetera. Hanno deviato. Nel caso adesso, adesso non va bene. Ma hanno trattato ragazzini. Ma chi ha detto? Guarda il paradosso. Lì c'è stata la trattativa Matteo, tra la Digos. Vabbè, ma adesso non entrare nei dettagli, che è inutile. Dai, però. Matteo, dai, dimmi. Sennò non si spiega. Se pensi che il semaforo rosso limiti la tua libertà e la tua democrazia di circolare liberamente, stai andando contro l'ordine. È una cosa pazzesca. Non lo penso io questo. Vabbè, ma non lo penso. No, Riccardo da Firenze. Dimmi, Matteo, dimmi che c'è. Dimmi, che volevi finire. Dimmi, Riccardo da Firenze, vai. Buonasera, Luciani. Ciao, tutti dimmi. Stanno dicendo che i manifestanti stavano andando verso la sinagoga, quando è accertato che stavano andando in direzione trasversale verso il plesso scolastico. Vabbè, adesso abbiamo tutti i questori. Quindi, qua sono diventati tutti questori rischio. All'improvviso sono tutti questori, tutti responsabili dell'ordine pubblico. Non c'è bisogno di essere questori. Dai. Questo è una questione di realtà. Il problema è che tu sei di parte, perché quando c'è io di parte certo che sono di parte, dalla parte prima delle forze dell'ordine, non c'è dubbio. Dimostrato anche un Mannacci, ma contro fai lavorare chi? La magistratura e la stessa cosa tu l'hai detto. E chi ha detto che non deve lavorare? Posso avere dei sospetti? Posso avere dei sospetti su inchieste? Su inchieste? Perché questa storia dei rimborsi? Tu sei vergognosamente. Che ha fatto Sgarbi? Che ha fatto Sgarbi? Che ha fatto Sgarbi? Tu ti cesti. Che ha fatto? Che ha fatto Sgarbi? Si è dimesso perché stanno venendo fuori delle prove che se si è dimesso per motivi politici. Si è dimesso vergognosamente di parte, Cruciani. Certo che sono di parte. Chi ha detto il contrario? Chi ha detto il contrario? Non c'è dubbio. Allora, se verrà dimostrato che i manifestanti stavano, non stavano andando verso la sinagoga, non stavano andando verso Piazza Medaglia. Ma che c'entra? Il problema non è quello. Ma perché c'era bisogno di intervenire Riccardo, contro dei giovani a fare alzare le mani? Le manifestazioni non erano
altra follia, non erano con le mani alzate. Quelli là era gente, se tu hai visto bene alcuni frammenti, io poi non mi fermo ai frammenti, c'era gente che di professione fa quello, cercare gli scontri, cercare gli incidenti. Ma non credo fosse fermo, il caso di quei ragazzi. Ti metti là, guarda. Non erano solo ragazzi. Ma chi dice infame sbirro di merda o poliziotto di merda? Grave, non è un ragazzo, grave, è un criminale, ma la polizia è un provocatore, aspetta, però. È un provocatore che punta a un solo obiettivo, sì, questo è vero. Rompere il cazzo ai poliziotti che sono in prima fila. Ma il poliziotto ha i nervi saldi. Ma che chi basta con questa prosopopea dei ragazzini, non è vero, non è vero. Ciao, ciao Riccardo. Domenico dalla provincia di Bari. Poi un signore che si chiama Flavio di nome, D'Agate di cognome, che è incredibile. Ha una teoria anche abbastanza curiosa sul sesso controllato, da cui partiremo. Vai Domenico, dimmi. Sì, buonasera. Domenico. Buonasera. Vai, dimmi caro. Sani, dimmi. Salve, buonasera. Dimmi, amico mio. Allora, dimmi. Mio figlio ha vinto un concorso in polizia, farà le prove fisiche. Io ho il terrore, io non voglio farlo arruolare. Ho paura non dei delinquenti, ho paura di queste cose, perché non è possibile, non si può lavorare in quel modo. Hanno le mani legate e sono ma quali mani legate? Non mi pareva che avessero le mani legate. Un'altra cosa importante, a questo punto è inutile che mandiamo la polizia in piazza quando questi ragazzini vanno a manifestare, chiamiamoli ragazzini. Per me pure, secondo me la cosa dovrebbe essere: fate quello che volete dare l'assalto a qualcosa, fate quello che volete, così poi vediamo le conseguenze. La prossima volta che uno vuole andare in una piazza non autorizzata, in una strada non autorizzata, verso una sinagoga, verso l'ambasciata israeliana, verso il consolato americano, andate pure, ma quello bisognerebbe fare, così vediamo le conseguenze. Dai, ciao Domenico, ciao. Comunque questo qua il figlio non lo farebbe entrare in polizia. Flavio D'Agate, buonasera. Buonasera, e signor Cruciani e signor Parenzo. Chiarivo, qualcuno mi ha detto, ma è vero? È vero. Lucio da Roma, vai. Lucio da Roma. Ciao, salve a tutti, buonasera. Salve. Allora, io volevo capire perché in Italia dobbiamo sempre fare le tifoserie. Cioè, allora, è assurdo il discorso di attaccare la polizia per quello che è successo a Pisa, perché non è la polizia il problema. Il problema però è che comunque non si può prendere le difese anche di quelle persone che hanno sbagliato, fondamentalmente. Non lo so se ha sbagliato qualcuno. Io non lo so se ha sbagliato qualcuno. Io credo che non abbia sbagliato nessuno. Posso dire la verità? Quello che penso io è che quando si carica ci sono inevitabilmente degli eccessi. Ma non lo dice il capo della polizia? Il capo della polizia ha detto che probabilmente vedremo, forse c'è un'inchiesta. Ma è l'inchiesta che vuol dire? Addirittura ai carabinieri. Ma che vuol dire? Ai carabinieri, sono un altro corpo. Ma perché bisogna sempre pensare che quelli che manganellano lo facciano apposta per picchiare e ammazzare le persone? Le viste le immagini. Ma quando si carica, gente per forza disarmata, ma quando si carica, ma quando terra. Si carica, e io te? Non entro nel merito degli slogan di quella manifestazione, guarda. Che non condivido, ma non condivido la repressione di quella. Francesca da Milano, la cosa incredibile è che uno pensa, c'è una carica della polizia, perché certo c'è la carica della polizia e ci stanno i feriti, ma che vuoi che succeda con la carica della polizia? Dai, forza, dimmi. Mi sta parlando altro avvocato. Ciao Giuseppe, ciao David. Io volevo dire che sto con le forze dell'ordine e ringrazio a nome, spero, tante persone. Tutte le forze dell'ordine che ogni giorno si battono per noi, come anche sono battute nelle manifestazioni di Pisa e si sono semplicemente difesi. Quindi sto mangiando l'avvocato israeliano. Ragazzi, fa sempre bene. Io sono di Pisa. Vivo a Milano e sono originaria di Pisa, quindi parlo proprio con calore. Con manganellata, diciamo, non animata. Fa bene per definire. Allora, la manganellata non fa bene, perché la manganellata picchia duro, può essere molto pericolosa. Dopodiché, se uno va di fronte alla polizia, uno va di fronte alla polizia, sostanzialmente, diciamo la verità, ma noi non le persone colpite, non lo so, perché poi nella carica può succedere qualsiasi cosa, a rompere il cazzo per provocare la polizia e per sfondare un cordone ma legittimo. La polizia non quando risponde hai di fronte 10 persone con le camionette della polizia, da lì non passi. Non passi. C'è una differenza tra i caroselli che fanno i black block armati di San Pietrini tutto contro diverso, i poliziotti, certo. Francesca, ti abbraccio. E dei ragazzi Luca da disarmati. Luca da Milano. Ma Luca. C'è ancora lì, arriva la finanza. Ciao, Ezio dalla provincia di Macerata, basta finanza, ma che finanza? Ezio, provincia di Macerata, vai. Signori, buonasera.
Che c'è? Che voce c'hai? Stai morendo? Che stai facendo a mangiare? No, no, niente. Questo è un morendo, è bello. Allora, che ne so io, c'hai la voce che sembri dall'oltretomba, dai, dimmi. A mio nonno mi ha insegnato dove c'è regola e disciplina, c'è rispetto. E tu ci voleva tuo nonno. Non ti prendere la confidenza. Non ti prendere la confidenza, usce. Confidenza, hai chiamato confidenza, tu? Che confidenza? Hai chiamato? Ce la pigliamo così la confidenza. Ma che mi frega me tuo nonno di quello che diceva, con tutto il rispetto. E non lo diceva solo tuo nonno, peraltro. Vabbè, questo è ubriaco. Cristina dalla provincia di Venezia. Cristina dalla provincia Venezia, dimmi. Allora, ancora qualche vince ascoltatore. Il centro-sinistra in Sardegna. Ma tu te ne sei venuto nelle mutande. È due ore che sei, in solucco, in brodo di giuggiole. Stai godendo, È due ore che stai godendo. Conte sorpassa Truzzo. Mamma mia. E va bene, pazienza. Il candidato terzo ha fatto già ma che ce ne frega a noi, per quelli che ascoltano il podcast, che se ne sbattono i coglioni. E domani se lo diranno, ma in che paese viviamo? Lorenzo da Prato. Ma che paese? La Sardegna ha vinto il centro-sinistra. Prima governava il centro-destra, la democrazia. Solo per gli altri funziona. Quando vince la destra è la dittatura. Ti vedo, dai. Particolarmente silenzioso. A me non me ne frega niente. Posso dire una cosa? A me. Telese, sono in diretta alla radio ancora. Scusami, in diretta. Lorenzo da Prato. Pronto, pronto. Dimmi, dimmi Lorenzo, dimmi. Ti volevo dire, io sono di Prato, vicino a Firenze. E ti dico, i poliziotti hanno fatto bene, ma parecchio bene. Perché se in un posto non ci si deve andare, e non ci si deve andare. Io ogni tanto sento, vedi, ogni tanto io sento delle voci di persone che sono più vicine al sentire comune, perché il sentire comune non è quello dei giornalisti che vanno nei talk show o dei politici o di il sentire comune dice la polizia ha fatto un blocco, tu rompi questo blocco, rompi il cazzo alla polizia, la polizia te mena, non è complesso, non è un'acqua complessa, tutti hanno questo è un altro, poi ci sono istituzioni che fanno altri percorsi. Mattarella ha chiamato addirittura il ministro dell'interno. Ma va bene, ma Mattarella può fare quello che vuole. Aspetta, ma il sentire comune delle persone. Ma interpreta il sentire comune. No, il sentire comune delle persone ti dice chiaramente che se tu rompi i coglioni alla polizia, la polizia ha tutto il diritto di corcatte. Poi sempre nel rispetto in teoria delle regole, che non esistono però in questo caso. Ecco, ciao Lorenzo, mi fai emozionare. Ciao. Non c'è.